Benvenuti al consueto appuntamento con città, associazioni, istituzioni. Tema della puntata: risorsa, ambiente. Anche se in questo momento ci sono venti di guerra nella nostra, che coinvolgono la nostra Europa e anche indirettamente anche l'Italia, l'ambiente è ancora più importante rispetto a quello che già noi avevamo anche sottolineato in altre puntate. Dobbiamo dire che è stato inserito nella nostra Costituzione il 16 febbraio del 2022 la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali, che è stata proprio inserita nella nostra Costituzione, l'ha sancito il Parlamento sull'onda dell'impegno di diversi parlamentari, ma anche di una grossa mobilitazione a livello civile. E tra queste associazioni, fondazioni, c'è la Fondazione Univerde con il presidente Alfonso Pecoraro Scanio. Grazie di aver accettato il mio invito. E proprio da questo noi parliamo, partiamo proprio dall'ambiente, dall'importanza che deve avere l'ambiente anche per le ricadute, non solo di carattere economico, ma anche per quanto riguarda quello che la risorsa alimentare. Diciamo che queste sono una delle tante e importanti conquiste che l'associazione in tutti questi anni, che è stata fondata nel 2008 insieme con Alfonso Pecoraro Scanio e Gianfranco Amendola, parlamentare magistrato ambientalista e parlamentare europeo e magistrato ed ambientalista. Tanti sono le conquiste e anche le battaglie portate avanti dalla Fondazione Univerde. Vediamo un pochino, tratteggiamo rapidamente questo percorso. Lo facciamo con il nostro ospite. Bentrovati, bentrovati e mi fa piacere l'opportunità di raccontare un altro pezzo di attività che io svolgo e che magari sono meno conosciute, perché ovviamente quelle da ministro e da parlamentare sono più conosciute. La Fondazione Verde, in realtà sono conosciute le iniziative che abbiamo fatto. Io ho ritenuto, finita la mia esperienza ministeriale e parlamentare, di realizzare una fondazione con l'obiettivo di diffondere la conoscenza ambientalista e ecologista. Infatti Univerde significa Università Verde, insieme a Gianfranco Amendola, che è stato uno dei fondatori delle prime università verdi in Italia negli anni 80 e con cui avevamo condiviso tante cose ed è stato anche un mio collaboratore importante al Ministero dell'Ambiente. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Innanzitutto la Fondazione Univerde si caratterizza col fatto di fare battaglie specifiche per arrivare a degli obiettivi e non fare solo ricerche, magari moltiplicando le analisi, le ricerche che pure si devono fare, ma molte volte su molti temi noi sappiamo tanto, dobbiamo arrivare a degli obiettivi. E quindi in questi anni sono state fatte alcune analisi, tipo difendere il conto energia e i temi sul solare. Noi siamo riusciti a essere quelli che insieme a Carlo Rubbia, portare Carlo Rubbia al Senato a fare un evento su questo, siamo riusciti a ridurre i danni dei governi successivi al mio che danneggiavano l'energia solare. Siamo riusciti, e facciamo un rapporto ormai al sedicesimo, perché era ogni 6 mesi prima, il rapporto sugli italiani solari, il rapporto sugli italiani dell'agricoltura, il rapporto sugli italiani del turismo sostenibile. Io peraltro adesso da 12 anni insegno a Milano in Bicocca esattamente turismo sostenibile nell'aula magistrale, pure a Tor Vergata e dall'anno scorso anche alla Federico II. Poi la Fondazione ha fatto delle battaglie importanti, una di queste l'isola di Budelli, siamo riusciti a evitare che l'isola fosse svenduta a un neozelandese ed è diventata bene comune del Parco Nazionale della Maddalena. Il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano patrimonio UNESCO, le iniziative per evitare la mattanza dei delfini nelle coste giapponesi con un intervento diretto del nostro ambasciatore, le iniziative per andare a sostenere i parchi nazionali, il più grande concorso fotografico, Obiettivo Terra, lo realizza la Fondazione Verde insieme a Società Geografica Italiana, per valorizzare i parchi italiani che sono una grande risorsa del paese. E poi recentemente, ne dico solo alcune ovviamente di queste iniziative, ecco questa è la foto del concorso Obiettivo Terra, tra l'altro per il quale è ancora possibile, siamo nell'ultima settimana praticamente in cui si possono mandare le foto, e il vincitore vince anche 1000 euro, oltre che la foto
messa in una maxi affissione nel comune di Roma. L'anno scorso con la Raggi la foto è stata esposta nella piazza del Campidoglio. E dicevo, tante iniziative, una delle ultime, la grande petizione popolare. Ho fatto molte petizioni su Change, che insieme a Jimmy Ghione, insieme alla senatrice De Petris, insieme a Striscia la Notizia, abbiamo raccolto 75.000 firme per ottenere l'inserimento della tutela dell'ambiente, biodiversità, ecosistemi, tutela degli ecosistemi nella Costituzione repubblicana. Qua vediamo la foto della giornata in cui abbiamo festeggiato con Jimmy, con Gianfranco Amendola, con il direttore della fondazione Giuseppe Di Duca, con la senatrice De Petris, che è stata la prima firmataria della proposta di legge che è partita al Senato e poi è stata ratificata con altri 3 voti tra Camera e Senato. Quindi diciamo, questa è una grande soddisfazione, perché era agli anni 90 che insistevamo come Verdi prima e poi come movimento ecologista e ambientalista in generale in Parlamento e fuori, per avere una modifica sostanziale della Costituzione. E va detto che dopo 75 anni per la prima volta è stato aggiunto un comma all'articolo 9 della Costituzione, ed è un comma molto significativo. Senta Presidente, lei chiaramente ha citato prima anche le sue esperienze a livello politico, anche ministeriale. Lei è stato ministro delle politiche agricole e forestali nel 2000 con il secondo governo Amato, e poi è anche ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel secondo governo Prodi. Ma da allora ad oggi, quali sono state, da parte dei vari governi che ci sono succedute, su questa attenzione, c'è stata questa continuità, questa attenzione all'ambiente? Io all'inizio le ho detto, l'ambiente è importante per la ricaduta non solo di carattere economico, ma anche per quanto riguarda le risorse alimentari, che sono essenziali, considerando anche che l'Italia ha questa, anche questa peculiarità della dieta mediterranea, e quindi deve anche tutelare i suoi prodotti. Ma io devo dire che le riforme che ho fatto all'agricoltura, considerando che io sono stato prima presidente della Commissione Agricoltura già dal 96, poi ministro nel 2000, e quindi io ho iniziato alcune riforme da presidente di commissione. Pensiamo alla legge sugli agriturismi, alla prima indagine conoscitiva al mondo sulle biotecnologie e quindi sugli OGM, diciamo così, e poi la riforma dell'agricoltura, che è stata molto rilevante perché ha cambiato l'agricoltura italiana come tutto. E oggi abbiamo, io presiedo per esempio il comitato scientifico di Campagna Amica, che è una fondazione legata, organizzata dalla Coldiretti. Solo i mercati degli agricoltori, ieri ho fatto una diretta mondiale con i mercati agricoli di tutto il mondo, l'anno scorso hanno fatturato 6 miliardi di euro i mille mercati degli agricoltori, ci sono 3.000 di turismi, quindi si è creata una grande economia reale, vera. Io sono molto orgoglioso di quella riforma, perché è diventata il modello di tutela dell'agricoltura familiare, dell'agricoltura territoriale, rispetto alle agricolture intensive, molto inquinanti, industrializzate, con poca manodopera. Invece noi vogliamo un'agricoltura che occupi delle persone e che possa dare anche soddisfazione. Lì devo dare atto che i miei successori, a cominciare da Gianni Alemanno, che venne subito dopo di me al Ministero dell'Agricoltura, nonostante degli sbandamenti, hanno pressoché sempre seguito la linea che io impostai nel 2000, quindi tutela delle TOP, delle IGP, dei prodotti tradizionali, il bando agli OGM, un'agricoltura più biologica, il più possibile biologica. E quindi, e devo dare atto che la Coldiretti ha fatto un grande lavoro, perché oggi la Coldiretti ha mantenuto questo. Mi perdoni se la interrompo. Oggi quali sono i pericoli nell'ambito dell'agricoltura e quali le iniziative, le proposte da parte della Fondazione Univerde? Ma i pericoli sono innanzitutto molto grossi: il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico ovviamente impatta su tutto, ma impatta particolarmente sull'agricoltura. La siccità, la prolungata siccità è un problema dell'agricoltura. Le piogge fortissime, le alluvioni, i balzi, il caldo enorme che abbiamo avuto in Sicilia l'anno scorso e non solo in Sicilia. Ovviamente tutte queste cose prevedono che dobbiamo aiutare l'agricoltura ad adattarsi al cambiamento climatico. E quindi dobbiamo investire, per esempio bisogna fare degli invasi nel nord Italia. La fondazione realizza però ogni maggio un rapporto sugli italiani e l'agricoltura, abbiamo sostenuto anche in sede FAO
la dieta mediterranea, di cui lei parlava prima, come elemento centrale della tradizione italiana, ma un elemento dichiarato ma poco praticato. Cioè l'Italia ha la dieta mediterranea, ma ha il record di bambini obesi d'Europa. Quindi sappiamo che abbiamo la dieta mediterranea, ma specialmente al sud, purtroppo. E invece di dare ai bambini, che ne so, pane e marmellata o dei buoni dolci fatti poco processati, li abboffiamo di merendine piene di grassi idrogenati, di sostanze che gli fanno male, e questo è un problema. Quindi diciamo, sull'agricoltura io devo dire che grazie anche al presidio fatto da associazioni come la Coldiretti, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni del biologico e del biodinamico, grazie a quello i governi, pur cambiando orientamento politico e pur avendo sensibilità minori sicuramente, hanno però non hanno potuto deragliare rispetto alla vita. Sull'ambiente è diverso, perché sull'ambiente, passata la fase dei due anni del mio Ministero dell'Ambiente, in cui abbiamo fatto partire il conto energia, messo l'eco bonus, fatto il decreto Natura 2000 che abbiamo tutelato i SIC, le ZPS italiani, i parchi nazionali, raddoppiato i fondi ai parchi, fatto la prima missione ambientale al mondo fatta fare dalla Guardia Costiera alla Marina Militare, quindi un periodo di grande forza e grande ruolo, approvata la strategia europea 2020 che abbiamo voluto la Germania e io, cioè eravamo il ministro tedesco e il ministro italiano, i frontman di quella strategia. Dopo il governo successivo, che era quello di Berlusconi, voleva le centrali nucleari, ha cercato di boicottare l'energia solare, ha iniziato a fare i condomini, è disastro sostanzialmente. Quindi diciamo che sull'ambiente non è andata esattamente così. Senta, Presidente, mi perdoni, ritornando all'agricoltura, che vedo che è un tema estremamente centrale e importantissimo, c'è stata da parte vostra anche di sfondare una porta di riguardi di quelle che possono essere le risorse per risorse tecnologiche all'agricoltura, cioè un'agevolazione alle risorse per l'agricoltura. Ormai è diventato, no, l'agricoltore di una volta non c'è più, c'è stata l'impresa agricola, e chiaramente tutto questo significa dispendio di energie economiche. Ma innanzitutto proprio la riforma che ho fatto nel maggio 2001 che ha inventato la figura dell'imprenditore agricolo, perché prima c'era il coltivatore diretto che appunto poteva coltivare la terra, ma poi il commerciante commerciava, il trasformatore trasformava. Oggi un agricoltore, un imprenditore agricolo può anche trasformare un prodotto, può anche vendere direttamente un prodotto, può fare agriasilo, può fare l'agriturismo, può fare addirittura gli agriospizio, visto, quindi ci sono tante novità. Gli aiuti sono in gran parte aiuti europei dati attraverso le regioni con i piani di sviluppo rurale, e quindi è questo il lavoro vero che si deve fare. Fare un investimento spendendo bene i soldi, monitorando le risorse, e oggi tra l'altro va detto si possono aggiungere, quando parliamo di strumenti, l'agricoltura di precisione significa che io posso usare i droni, posso usare i satelliti, posso fare in modo da fare un grande risparmio dell'acqua, posso sapere esattamente pianta per pianta, quale pianta ha bisogno di più acqua o di più attenzione, quale pianta ha bisogno di meno attenzione. E quindi questo è esattamente quello che sta accadendo in un'agricoltura che, quando deve essere di precisione, non deve diventare OGM, transgenico o altro, ma può essere di precisione valorizzando l'agricoltura italiana, che è un'agricoltura fortemente, come si dice, identitaria, che ha una grande tradizione e che ha un'infinità di biodiversità. E oggi è tutelata di più, perché la tutela della costituzione della biodiversità non è solo quella naturale, ma anche la biodiversità agroalimentare. Sempre rimanendo nelle risorse, nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, 68,9 miliardi sono destinati alla rivoluzione verde e transizione ecologica. Tra queste c'è stata impresa verde ed economia circolare, transizione energetica e mobilità sostenibile locale, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del territorio e della risorsa idrica. Quindi questo è esattamente il tema dei due rapporti che noi traduciamo, ve li faccio vedere. Facciamoli vedere. 2020
che è acqua e cambiamenti climatici. Questo è il rapporto 2021 sul valore dell'acqua. E questi sono rapporti delle Nazioni Unite, dell'UAP, che è l'organismo mondiale delle Nazioni Unite, che tra l'altro ha sede a Perugia. Io ho avuto l'onore di firmare l'accordo a Parigi per averlo a Perugia, perché è una diramazione dell'UNESCO, e ho avuto anche l'onore di inaugurare la sede a Perugia, però poi è stato anche qua sottovalutato come organismo, e per fortuna la Fondazione Univerde ha deciso di raccogliere i fondi necessari a fare la traduzione italiana, perché praticamente non era mai stato tradotto il rapporto italiano. Quindi dal 2018 noi abbiamo iniziato a tradurre il rapporto, che sarà presentato proprio alla sede della Coldiretti, a Palazzo Rospigliosi, il 22 marzo, che è la giornata mondiale della Terra, nel pomeriggio. E quindi sarà presentato il rapporto 2022, che ha ancora a che vedere con le acque sotterranee, che sono quelle poi che ci danno moltissimo per la nostra vita, perché non solo le acque sotterranee, oltre che i fiumi, laghi, le acque dolci stiamo parlando, che sono essenziali alla vita su questo pianeta. È essenziale anche il mare, e io cambio il nome al Ministero per iniziare il mare, quindi difendo il mare. Ma le acque dolci sono strategiche, l'agricoltura e la nostra capacità di vita è dovuta alle acque dolci. Quindi risorse ingenti ci sono in questo settore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voi sarete attenti a come saranno utilizzate queste risorse a livello nazionale e anche a livello locale, anche per dare anche un contributo pratico, considerando che oggi devo fare purtroppo una riflessione critica: la politica, diciamo, non dà delle risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini. L'abbiamo visto ultimamente nelle ultime amministrative: il 40% delle persone è andato a votare, quindi nelle amministrative. Quindi c'è un grande allarme su questa vicenda. Si aprono grossi interrogativi, c'è questa c'è un allontanamento del cittadino dalla politica. Lei, considerando la sua esperienza come politico e come ministro, voleva una sua lettura. Ma l'allontanamento è perché la qualità della rappresentanza politica è diventata veramente ai minimi termini, è molto scadente ovviamente. Deriva, secondo me, in parte dalla distruzione di un sistema elettorale che non è in grado più di fare selezione, soprattutto a livello parlamentare, il fatto di non avere la possibilità di scegliere i parlamentari, né con un collegio uninominale veri dove tu scegli chi vuoi, o con le preferenze dove tu scegli nelle liste chi vuoi. È ovvio che tu hai molti rappresentanti che non ti rappresentano, e anche l'altra faccia della medaglia è grave. I parlamentari che non hanno avuto la possibilità e anche, diciamo, l'onore di avere degli elettori, non sono collegati a niente, e quindi non sono capaci di creare manco attività adeguate, perché poveretti sono, galleggiano in attesa della prossima possibile elezione da parte di qualcuno. Sulla transizione ecologica e digitale, vi faccio vedere questo cartello, che spero si legga bene. Ecco, transizione ecologica e digitale per salvare la Terra. Perché io ho avviato la campagna Eco Digital? Perché oggi non c'è transizione ecologica possibile senza un'adeguata transizione digitale. E quella digitale deve essere sostenibile, perché non deve consumare troppa energia. Poi lo semplifico al massimo. Perché dico transizione ecologica? Ecco, qua sto con il sindaco di Napoli, che tra l'altro ha aderito a questa campagna, ha aderito Giuseppe Conte, ha aderito il sindaco di Milano, il sindaco di Roma, moltissimi rappresentanti, quindi sono particolarmente contento. Ecco, qua vedete anche Giuseppe. Il tema qual è? Noi possiamo fare il controllo e la trasparenza solo se usiamo il digitale, solo se usiamo la blockchain per tracciare tutti i soldi dove finiscono, solo se usiamo i droni e i satelliti per vedere se le opere pubbliche avviate si avviano o no. Oggi abbiamo la possibilità. Oggi chi non vuole trasparenza non la vuole, non perché non si può fare, ma perché ha paura della trasparenza. Perché oggi, con le possibilità del digitale, tu potresti monitorare tutto. D'altra parte, scusate, i dati nostri, con i nostri telefonini, sanno le nostre preferenze. Se stiamo discutendo io e te su un argomento, ci arriva dopo la pubblicità di quello di cui stiamo discutendo. Ma vi rendete conto che esiste la possibilità di verificare
tutto quello che succede. Allora non è più possibile dire parte un cantiere e poi magari scopri dopo un anno che non è mai stato fatto un lavoro. Tu dovresti saperlo in tempo reale e io cittadino dovrei avere il diritto di poter guardare sul mio telefonino che cosa sta succedendo. Io dovrei avere un'app dove vado dentro e dico i lavori appaltati a Roma, a Napoli, a Milano, quali sono? 1000? Ok, quali sono? Voglio vedere il lavoro della metropolitana, come sta andando? Cioè questa roba deve diventare una procedura obbligatoria. Questa è la mia battaglia. Quando dico ecodigital significa che noi non possiamo più tollerare che adesso che arrivano tutte queste risorse avremo i soliti scandali tra 5 e 6 anni e ci sarà, non so, come si chiama, piano Resilienzopoli, no? Ecco, quale sarà il nome della nuova inchiesta che ci dovrà far scoprire che hanno rubato i soldi del PNRR? E vorrei prevenire. Senta, Presidente, la sua attività, il suo lavoro sarà sempre nell'ambito sociale o ha pensato anche di ritornare in politica? Ultima battuta. Io faccio politica. Io faccio politica da quando avevo 12 anni. A 12 anni a Santa Maria di Castellabate raccoglievo le firme da ragazzino per avere il parco naturale, il parco marino di Castellabate. Che cos'era? Non capivo che era un'attività politica, ma di fatto era un'attività politica. Mi occupavo della polis. Poi l'ho fatto da consigliere comunale, l'ho fatto da assessore, l'ho fatto da consigliere regionale in Campania, l'ho fatto a Napoli, l'ho fatto a Roma. Io faccio politica. Quella con la P maiuscola significa che ho degli obiettivi e cerco di perseguire dei risultati. Questo sto facendo. E dentro questo, se mi chiedi invece se la politica la voglio fare di nuovo in chiave istituzionale, cioè mi voglio ricandidare a un'elezione, ma dico che io non sono interessato a rifare il parlamentare, visto che l'ho fatto quando avevo 30 anni e cercavo di fare la riforma della Costituzione. Diverso è se si deve lavorare per costruire e aiutare il mio paese in qualche forma politica, è chiaro che io sono ben disponibile, ma io faccio attività politica. Tutte le campagne che io faccio io, quella sull'ambiente e costituzione, che cos'è? Cambiare la Costituzione, attività politica, non è che sono andato a farmi una passeggiata al lungomare Caracciolo. Quindi sì, ma la faccio pure perché mi fa molto piacere, però in quel caso ho fatto un'attività politica. Quindi io continuo la mia attività politica e ho scritto recentemente un libro che non so se ce l'ho, peccato non ce l'ho qua, ho scritto un libro su Pannella ecologista e l'ho dedicato a Marco Pannella perché Marco Pannella è stato una buona immagine di chi ha sempre fatto politica, poi stava in Parlamento o non stava in Parlamento, la battaglia che faceva comunque e io sono orgoglioso di essere stato quello che gli ha fatto fare la sua ultima campagna quando già non stava tanto bene nel 2016 votando contro le trivellazioni petrolifere a mare nel referendum perché noi a mare dobbiamo fare l'eolico offshore ma non certo continuare ad andare a cercare il petrolio creando. Grazie, con questa battuta noi concludiamo questa nostra chiacchierata con il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. Questa emittente sarà sempre vicina a tutte quelle che sono le iniziative ambientali della Fondazione. Ringraziamo di nuovo il nostro ospite e voi tutti da casa di averci cortesemente seguito. Arrivederci e un saluto a tutti i vostri spettatori e anche a te.